Giordano Viscola 6 e mezzo, fa due errori gravi ma non si scompone, stavolta mantiene la calma dando sicurezza al reparto. Daniele Simeoni 6, Miškovic è una belva, ma fa un po' troppo ciò che vuole e l'ex Latina ci mette un po' a prendere le misure. Manfredi Iula 6 e mezzo, una delle migliori prestazioni stagionali del marcatore, bravo finalmente ad entrare subito in partita, deve migliorare nel gioco d'anticipo. Marco Chiarelli, 7, uomo partita SNC, è in forma smagliante. La fotografia di oggi è il gol che fa ugualmente, nonostante il difensore gli strappi la calottina tipo Ceretta. Sorpresa ma non troppo. Fabrizio Rinaldi, 6 e mezzo. Ha la foca che gli esce dalle orecchie a causa di gara 1. Si riscatta bene, segna un gol pesante ma a volte vuole strafare. Predrag Simonjić, 6 e mezzo. La sola presenza fa mettere le mani sulla criniera ai leoni. Tiene duro nonostante non giochi due partite importanti ravvicinate da chissà quanto tempo. Deve fintare di più. Andrea Castello, 6. Né acuti né topiche nella giornata del giocatore che fu con Ciocchetti alla Lazio. Come già detto, vorremmo vederlo più arrogante sotto porta. Ivan Janetic, 6 e mezzo. Solito apporto sfegatato del croato. Non deve cadere nelle provocazioni perché è troppo importante la sua lucidità. Ogni tanto ha bisogno di un po' di riposo. Davide Romiti, 6 e mezzo. Molto ma molto meglio rispetto alle ultime vetrine. Due gol da pollice alto, ma ancora sbaglia troppo sotto porta. Loris Foschi, 6 e mezzo. È calato di forma e si vede. È bravo nell'esserne conscio, nonostante la tensione di una gara dal non ritorno aiuta gli altri. Emiliano Pimpinelli, non giudicabile. Andrea Muneroni, 6. Forse per una strategia di squadra, limita la sua rapidità e si dedica di più al palleggio, su cui non può fare la differenza. Alessio Pucci, non giudicabile. Marco Pagliarini, 7. Ha studiato questa partita come se dovesse discutere una tesi. Ormai la sfida di scacchi con Ciocchetti sazia gli amanti delle strategie. Bravo nel capire lo stato di forma dei suoi.